buonasera, benvenuti. È arrivata anche la dottoressa Cardano, per cui possiamo iniziare. Io sono Francesco Moschini, segretario generale dell'Accademia Nazionale di San Luca. Sono contento di aver scalfito la chiusura solita di Nicoletta Cardano, che finalmente, dopo molti anni di edizioni, di educare la città, eccetera, finalmente ha coinvolto anche l'Accademia Nazionale di San Luca. Oltretutto, su un tema così importante per l'Accademia, vi ricordo e mi auguro che riusciate poi, alla fine della conferenza del professor Alessandro Cremona, a salire a vedere la nuova sala dedicata appunto ai paesaggi che abbiamo recentemente allestito sotto la cura museografica di Marisa Dalaia Emiliani e museologica di Angelo Cipriani, perché credo sia attinente al percorso che vedrete oggi col professor Cremona. Oltre al mio saluto, voglio ricordarvi che è importante per l'Accademia, c'è una sorta di contiguità rispetto ai temi di ricerca dell'Accademia nata nel Cinquecento, in parallelo con l'Accademia del Disegno di Firenze fondata da Giorgio Vasari, primo storico dell'arte, con le sue edizioni delle vite di pittori, scultori e architettori, quella del 1500 e quella del 1568. Allora voglio solo ricordare che siamo abituati noi a considerare le vedute, diciamo, delle ville con giardino, eccetera, a partire dalla strepitosa committenza Medicea, giusto Dutens. Siamo alla fine del Cinquecento e primi anni del Seicento, per le ville mediciche, ora conservate tutte alla Petraia di Firenze. Ecco, ma c'è una lunga tradizione invece che nel Seicento arriva, anzi già a partire dai pittori sistini legati a Sisto V, alle grandi commissioni sistine del Cinquecento, molte volte affrontano il tema della veduta di ville con un paesaggio, ma che c'è una specificità a suo tempo scoperta da un grande studioso che si chiamava George Weiss, che dedica a un capitolo particolare all'animismo. Seguite la difficoltà delle parole, all'animismo, al vitalismo e al panpsichismo della natura nella ricerca artistica del Cinquecento, facendo riferimento a Villarante, a Bagnaia, partendo dal sacro, dal Parco dei Mostri di Bomarzo, di Vicini Orsini, fino all'esperienza di Caprarola, ecco, e che arriva fino all'esperienza della grande fonte Papacqua a Soriano nel Cimino. Ecco, rileggere allora l'intreccio tra portato forse nordico, e di fatti Weiss fa il confronto tra le sculture presenti in questi parchi e con Rolver, come si chiamava la traduzione, non lo so, so che Weiss ci teneva che fosse chiamato il rapporto con Rolver nordico, e quindi capire l'intreccio, che è una sorta di sguardo incrociato tra le discipline, tra pittura, scultura, architettura, che è quello che in qualche modo ha sempre caratterizzato la ricerca degli artisti legati alla Accademia di San Luca, a partire dalla famosa discussione sul primato delle arti, che comincia con Benedetto Varchi, con Michelangelo, allora in nome di una richiesta primazia di una disciplina sulle altre, stemperandosi poi nel tempo per una ricerca di rapporto armonico, fino ad arrivare nel Settecento alla definizione della equa potestas, della parità di grado tra le varie discipline, che è ancora quello in cui ci ragioniamo e stiamo sereni, non alla Renzi, ma nella contemporaneità, anche tutti noi accademici contemporanei. Grazie, lascio la parola a Nicoletta Cardano. Grazie. Soltanto un brevissimo saluto per ringraziare l'Accademia di San Luca, per ringraziare il segretario generale, il professor Francesco Moschini, il quale in realtà è ben a conoscenza da molto tempo del programma Educare alle Mostre, Educare alla Città, essendo lui uno dei relatori sempre presenti proprio dall'inizio di questo programma, e ricorderete che è stato in sala di Pietro da Cortona un po' una ricorrenza a febbraio, ha trattato numerosi e diversi argomenti. Però è vero, quest'anno siamo riusciti a stringere di più e ad allargare ulteriormente questo nostro programma. Vi ricordo brevemente, è un programma che è organizzato dalla sovrintendenza capitolina e che è stato concepito un po' come una sorta di laboratorio, una sorta di officina
dove ognuno può entrare e uscire a suo piacimento, non ci sono vincoli, c'è un'offerta libera, diciamo, di argomenti, libera da un punto di vista dei contenuti, che procurano appunto questo largo e vasto mondo di educare alle mostre, quindi un aggiornamento sulle mostre che la sovrintendenza propone, un aggiornamento e una conoscenza, un approfondimento delle collezioni e dei monumenti del patrimonio di Roma Capitale, ma poi ancora una possibilità appunto di conoscere argomenti vari in educare alla città, appunto sulla città, sulla storia della città. E questa, diciamo, la ricetta poi è sempre molto semplice, non è nulla di che, perché che cosa significa? Significa prendere diversi argomenti, individuare dei temi, dei filoni di approfondimento e riuscire a coinvolgere da una parte i docenti, gli studiosi, in primis ovviamente i curatori di sovrintendenza, come il caso di Alessandro Cremona, che hanno a cuore lo studio del nostro patrimonio, e poi al tempo stesso docenti universitari, curatori, studiosi esterni, metterli insieme con un gusto anche di incrociare gli argomenti e quindi di interdisciplinarietà e al tempo stesso anche di far lavorare in rete le istituzioni romane. Quindi l'Accademia di San Luca si unisce, è principe delle istituzioni romane, questo dobbiamo dirlo, si unisce in, proprio da oggi in poi, e spero per un percorso lungo dei prossimi anni, in questa possibilità di incontrarci. Allora, argomenti diversi che vengono trattati, approfonditi, possibilità per ognuno di trovare un proprio percorso formativo, una propria risposta a certe curiosità, e condotto in parte varie della città. Allora, l'associazione tra le diverse istituzioni culturali, tra cui ricordo la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, ovviamente le università, Sapienza e Roma Tre, l'Istituto Luce, l'Istituto Belli, insomma, e ancora a IOSA, le trovate poi indicate nel nostro libretto. Ecco, tutte queste istituzioni ci permettono non soltanto di trattare argomenti diversi, ma anche di andare in punti diversi della città, dalle biblioteche che magari si trovano nelle parti più marginali, più periferiche, non so, Collina della Pace alla Borghesiana, o di essere proprio nel centro di Roma, centro che non vuole dire soltanto Campidoglio, Musei Capitolini, ma per esempio anche questa bellissima cornice che ci sta ospitando oggi in Palazzo Castello. Ovviamente poi, diciamo, le scelte dei luoghi non sono poi tanto fatte a caso, ma soltanto per portarci da una parte all'altra della città, ma anche per entrare nel merito o per permettere, suggerire approfondimenti ulteriori. È il caso di questi due incontri che facciamo all'Accademia di San Luca, questo appunto sul paesaggio tra 7 e 800 e quindi le rappresentazioni delle ville e dei giardini di Roma, che facciamo qui proprio perché diciamo c'è un legame anche visivo immediato che potrete vedere poi dopo andando nella galleria accademica con la bellissima sala dei paesaggi che appunto lì allestita. E la prossima volta vi anticipo il prossimo appuntamento, che sarà il 14, quindi da qui a una settimana, con Nicoletta Bernacchio, che avendo seguito i lavori di scavo della via Alessandrina ci parlerà proprio di ciò che non c'è più a seguito degli scavi degli anni 30, e anche qui il riferimento diretto alla sede dell'Accademia, sede originale dell'Accademia di San Luca, è ovviamente un riferimento molto forte, abbiamo scelto proprio questo. Io voglio ringraziare in particolare Alessandro Cremona, che è curatore storico dell'arte presso la direzione Ville e Parchi Storici, che lavora da tanti anni con passione, come lui in particolare e come anche molti di noi, anzi tutti noi direi, lavoriamo in sovrintendenza, nella sovrintendenza capitolina, e si è occupato di molti aspetti, si è occupato in particolare delle passeggiate pubbliche, del Pincio e del Gianicolo, e poi ha curato diversi aspetti di studio e conservativi la Villa Mattei Cedimontana. E quindi io lascerei la parola ad Alessandro Cremona, e veramente un grazie di cuore ancora all'Accademia e anche e moltissimo a tutti voi che siete venuti così, così numerosi. Buongiorno a tutti, mi associo ovviamente ai ringraziamenti per questa
possibilità in questa prestigiosissima sede. Quindi grazie al professor Moschino, grazie anche a Nicoletta per la sua, diciamo, la costante organizzazione di questa iniziativa, che ormai sono molti anni, che credo allarghi l'orizzonte anche dello studio. Perché va detto questo, qui non si è parlato prima di ciascuno di voi è libero di partecipare o seguire le iniziative che più vi sono congeniali. In realtà anche i relatori o comunque chi presenta degli argomenti è libero un po' di sceglierli. Ovviamente il nostro confine è Roma, è la città di Roma, e in questo caso io ho cercato un altro confine ulteriore, che è quello dei giardini romani. È un confine, come lo so, molto allargato, diciamo che fa regione in qualche modo, nel senso che come Roma, d'altro parte, l'immagine di Roma, così anche l'immagine dei suoi giardini e delle sue ville, è un territorio immenso che è stato esplorato, diciamo, almeno a partire dal 500 fino ad arrivare al 900, insomma, per una carrellata di secoli, e ha suscitato l'interesse di tantissimi artisti, non solo, ma anche di viaggiatori, letterati, che ne hanno descritto le bellezze o le miserie, a secondo dei momenti. Quindi è anche una sfida quella che sto per affrontare, perché il materiale è moltissimo, quindi premetto che sarà una scelta, ovviamente una scelta, non esaustiva e anche molto personale. Molto personale perché io, oltre alle cose di cui mi occupo istituzionalmente, seguo ormai da 30 anni di fatto la storia dei giardini a Roma, e ho accumulato un materiale, devo dire, notevolissimo, cioè un materiale di immagini ingente, quasi difficile da possedere. Quindi questo percorso che vi proporrò è una scelta di questi materiali e seguirà un fil rouge, diciamo, che attraversa i secoli, ma allo stesso tempo dà un'occhiata a quelli che sono le tipologie con cui il giardino, la villa a Roma è stata ritratta, si è inserita nel paesaggio, è diventata paesaggio esso stesso. Ancora un'ultima premessa: come spesso accade nella storia e anche nella storia dell'arte, ovviamente, non ci sono salti, non ci sono sviluppi, ci sono dei passaggi. Quasi sempre, e lo vedremo poi dalla prima immagine, già contenuto in nuvole tutto quanto, anche se agli albori di questa appunto visione delle ville. Poi nel corso del tempo, a secondo delle esigenze che sono anche di tipo sociale, di opportunità, gli artisti anche devono vivere, quindi si inventano anche dei mestieri per poter sopravvivere, seguiranno delle tipologie, degli approcci che sembrano più caratterizzati da un secolo rispetto all'altro, ma vedremo che alcune, diciamo, le tipologie di approccio rimarranno sempre comunque costanti e si addirittura conviveranno negli stessi artisti. La premessa ovviamente è quella della Roma del 500, che il 400 purtroppo non abbiamo scarsissima documentazione iconografica. La Roma del 500 offre invece, comincia a offrire degli spunti per gli artisti. Intanto uno sguardo generale, che è quello della città, come voi sapete, che fino almeno al 1870 grosso modo è rimasta più o meno lo stesso, almeno per quello che riguardava l'occupazione dell'abitato. Questa planimetria, appunto, della seconda metà del Cinquecento mostra il cerchio delle mura aureliane, quasi, diciamo, meno della metà è costruita e quasi tutto intorno al Campo Marzio, la parte bassa della città. Il resto, che qui è acquerellato in verde, rappresentano vigne, orti, ville. Ovviamente su questa pianta non sono specificati, mette in risalto solo la parte più prossima allo sguardo, che è quella che vedete in basso, dove si vedono le ville che stavano a Trastevere lungo via della Lungara, cioè il Palazzo Riario e la Farnesina. Dicevo, nel Cinquecento è difficile trovare una rappresentazione dei giardini fine a se stessa. I primi tentativi sono, come vedremo, tentativi di pittura ad affresco e come dicevo prima, già, diciamo, questa immagine che è tratta, che appunto è un affresco staccato che sta a Castel Sant'Angelo,
far vedere un po' insieme quali sono tutte le tipologie di approccio alla visione del giardino. Qui siamo nel cortile del Belvedere Vaticano, che ovviamente oggi è completamente trasformato, poi lo vedremo, a causa della costruzione della Biblioteca Sistina, ed è diventato un cortile sostanzialmente, ma originariamente era stato pensato, sia da Bramante ma anche successivamente, come un giardino terrazzato. Un giardino o anche degli spazi di manifestazioni, in questo caso appunto i pittori della Bottega di Berlino del Vaga mettono in scena una naumachia, ma vediamo che ci sono tutti gli aspetti, cioè il giardino come luogo di corte, ovviamente riservato alla nobiltà, quindi personaggi che guardano, che godono di questo spazio. Cioè il giardino si vede da un lato un giardino già diciamo immerso nel paesaggio, si vede sul lato sinistro del dipinto. E soprattutto il giardino è qui, si tenta di caratterizzarlo come una cosa viva, qual è? Cioè il verde soprattutto non è un oggetto immobile. E quindi se notate nello sfondo i cipressi che vengono scossi dal vento, e quindi si cerca proprio di dare il più possibile questa idea appunto che rappresentava un po' una novità in quel momento, all'inizio del Cinquecento, cioè questa nuova recupero di un'idea della villa antica che era tramontata ovviamente nei secoli bui e che il Belvedere Vaticano ne rappresenta diciamo, l'archetipo in qualche modo. Non solo, questo giardino in questo dipinto è inserito anche in un paesaggio, che è un paesaggio dove si intravede, non so, sulla destra, nello sfondo Castel Sant'Angelo, quindi è un paesaggio anche reale, dal Vaticano si vede Castel Sant'Angelo, ma si lancia poi nelle profondità dell'orizzonte in un'atmosfera che è già appunto di tipo paesaggistico. Ma nel Cinquecento diciamo, i casi di raffigurazione dei giardini sono interni alle dimore. Quello che invece circola, e questa è una cosa importante, perché questo dipende appunto dagli interessi del momento, del secolo. La cosa più interessante per i viaggiatori, per gli artisti, era quella della scoperta delle antichità, già ovviamente iniziata già nel 400, ma nel 500 ha la sua anche diffusione attraverso la stampa. Ovviamente a partire dall'inizio del Cinquecento si comincia a utilizzare la stampa che, badate bene, è il mezzo di veicolo dell'informazione iconografica, cosa che prima era un po' più difficile perché circolavano solo disegni, manoscritti e quindi erano limitati ovviamente a una cerchia di persone molto più ristretta. Con la stampa però il giardino romano all'inizio viene trattato semplicemente come prevalentemente come contenitore di oggetti antiquari. Per esempio questo di Hieronymus Scocca, addirittura è un giardino generico di un nobile romano immerso in queste rovine che affascinavano tanto i viaggiatori e presenta questo accatastamento di opere gradite appunto agli artisti e ai disegnatori. Infatti il personaggetto che si trova sulla sinistra è probabilmente un artista che è pronto a disegnare o a misurare diciamo, qualche antichità lì contenuta. Così pure abbiamo un notevolissimo repertorio di immagini dal vero, guardate bene, sono appunto gli artisti, soprattutto nordici, che hanno questa sensibilità nella raffigurazione della realtà. E quindi Van Heemskerk, per esempio, che viene a Roma negli anni 30 del Cinquecento, si sofferma anche lui in alcuni giardini, i più importanti all'epoca, come Villa Madama o il giardino di Palazzo Cesi, che stava a Borgo Santo Spirito, e però anche qui ne osserva la collocazione delle sculture, delle antichità. Ecco, vedete l'aspetto oggi attuale del parterre di Villa Madama, che è spoglio ovviamente, se non per i due grandi, chiamiamoli, le grandi sculture di Baccio Bandinelli in fondo al portale, ma per il resto ormai è spoglio diciamo dalle antichità. E comunque l'interesse poi era non tanto sul contenitore giardino quanto sul contenuto, diciamo, quindi sulle opere che venivano poi a loro volta riprese e diffuse da altre incisioni, come modello ovviamente di studio e di riproposizione degli artisti e di scultori soprattutto. Ancora, per esempio, un caso di raffigurazione giardino anche completa è questa del mausoleo di Augusto, che era stato sistemato come giardino dai Soderini, una famiglia fiorentina,
Il problema è che in questo caso suscita l'interesse del disegnatore, dell'incisore, perché si trova all'interno di un grande monumento dell'antichità. Quindi non è il giardino di per sé, ma è il suo collegamento con l'antico che interessa, diciamo, gli incisori dell'epoca. Ciò nonostante, abbiamo la fortuna, questi sono i primi dipinti che ci illustrano, diciamo, una situazione compresa e completa, appunto, del giardino cinquecentesco, sempre come sempre pittori nordici, come vedete, fiamminghi, Van Cleef, Hendrik Van Cleef, che probabilmente sulla base di alcune incisioni o di disegni tratti dal vivo riproduce delle tele che raffigurano appunto i giardini, almeno al momento più in voga. In questo caso, ripeto, io ho scelto alcune immagini, alcuni giardini che possono essere significativi per il discorso. Ovviamente i giardini elevano tanti e li vedremo. In questo caso addirittura il pittore non solo espone tutta la collezione antiquaria, che se vedete bene è ancora frammentaria, quindi non c'è ancora il vezzo di reintegrare le sculture, ma siamo in una fase ancora di accumulo dei pezzi antichi. Non solo, ma finge addirittura la costruzione di un'ala del cortile per poter far vedere, per dare la possibilità allo sguardo, al fruitore, insomma, di poter lanciare lo sguardo su tutto il giardino. Questo è il luogo, diciamo, attuale del Palazzo Cesi, dove è rimasta solamente una parte del palazzo, ma del giardino ovviamente non esiste più nulla. Lo stesso Van Cleef dipinge una bellissima veduta del Belvedere Vaticano, e qui se ne apprezza appunto la qualità giardinistica, con i vari giardini, il cortile del Belvedere, ma il giardino di Paolo III, e lo immerge in questo caso in una veduta, diciamo, della città molto ampia, ma anch'essa, diciamo, leggermente fantastica rispetto all'orizzonte consueto. E quindi è strano che appunto ci si barcameni tra una veduta in qualche maniera aggiustata, si potrebbe dire, ma anche con degli elementi realistici. Vedete sulla destra la cupola di San Pietro ancora in costruzione, ancora non terminata, manca la lanterna. Questo è uno sguardo attuale fortunatamente abbiamo Google che ci consente di replicare, diciamo, le vedute che vediamo nei quadri dall'alto, perché infatti sono vedute a volo d'uccello, si chiamano, cioè questa è presa probabilmente, quella di Van Cleef, dalla torre leonina che era nella parte delle mura che contornavano i giardini. C'è questo scambio continuo anche qui, cioè in questi quadri che sono un po' degli esempi, come dire, abbastanza particolari, hanno il loro immediato riscontro in un'incisione con cui venivano appunto divulgati le rappresentazioni dei giardini romani. Questo è proprio di Van Cleef stesso, e però ce n'erano molte altre, come questa per esempio di Brambilla, che fa vedere in questo caso, è addirittura precedente, fa vedere più realisticamente come era la situazione dei giardini vaticani a quell'epoca. Mentre ancora nella veduta di Van Cleef, anche dell'incisione, vedete che c'è lo stesso artificio dell'abbattimento di una dei corridoi del cortile. Il giardino ovviamente era anche architettura, quindi l'interesse da parte degli artisti era quello di cogliere le novità architettoniche. In questo caso una delle ville più interessanti di derivazione toscana, diciamo così, visto gli artefici che abbiamo lavorato, dal Vasari all'Ammannati, era Villa Giulia, la villa di Giulio III, fuori Porta Flaminia, che aveva questo sistema anche qui di cortili molto articolati con ninfei, che vengono immediatamente raffigurati appunto sempre in incisioni di artisti fiamminghi. E oggi hanno presentano un po' più spogli le stesse caratteristiche, o comunque con delle modifiche. Però c'era un altro aspetto, e torniamo al discorso del giardino dipinto, che è quello appunto della raffigurazione delle ville ad usum delfini, diciamo, per il proprietario. In questo caso appunto è un affresco attribuito alla bottega di Prospero Fontana, dove si raffigura la Villa Giulia immersa, diciamo, nel paesaggio della campagna romana, nel crocicchio dove oggi c'è appunto dove c'era la fontana
realizzata sempre da Giulio II, ovviamente anche con degli inserti più fantasiosi, tipo la palma, degli alberi in mezzo alla strada sostanzialmente. Però fa capire come appunto era lo stesso proprietario, quindi diciamo un uso un po' più ristretto, che gradiva invece avere delle immagini a colori, delle immagini più profonde appunto del suo giardino. Questa è una veduta attuale della stessa situazione, vedete giù in alto la Villa Giulia e l'asse che ancora oggi diciamo porta dalla via Flaminia. Stesso discorso lo abbiamo all'interno delle proprietà di Ippolito II d'Este, che a Villa d'Este, cioè a Tivoli, fa raffigurare il giardino che aveva anche al Quirinale, e lo vediamo in una forma che ovviamente non corrisponde a quella che noi conosciamo oggi dei giardini vaticani e dei giardini del Quirinale, che hanno subito ovviamente svariate trasformazioni nel corso del tempo. Questo è per far capire diciamo la differenza. Quindi anche questi sono ulteriormente anche dei documenti interessanti proprio per la ricostruzione della facies del giardino. Dicevo che appunto nella storia non ci sono dei salti, ci sono delle accumulazioni, delle stratificazioni, così pure per il giardino. Quindi questa è una cosa molto interessante che andrebbe sempre tenuta presente. Il giardino non è solamente l'ultima facies che ha raggiunto, perché è sempre frutto appunto di sistemazioni essendo materia viva, ma rappresenta proprio questa stratificazione, cioè noi possiamo cogliere anche sotto l'ultima pelle, cioè magari quella novecentesca, gli strati precedenti. Quindi anche la raffigurazione diciamo ci aiuta a intraprendere questa sorta di scandaglio appunto nel disegno del giardino. Per concludere il secolo, ovviamente lo stesso giardino del Quirinale viene indagato, come dicevamo, dal punto di vista delle architetture, delle novità. Questo architetto tedesco, Heinrich Schickard, proprio nel passaggio, nei mesi tra il 599 e il 600, disegna, scrive sul suo taccuino delle relazioni su Roma e coglie appunto quelle che sono le novità, che sono non solo gli edifici, ma anche, come vedete sotto, la fontana dell'organo, ancora oggi diciamo esistente all'interno del giardino. Un caso eccezionale è quello della Villa Medici, dove Jacopo Zucchi, in uno dei camerini, raffigura della villa, raffigura diciamo una sorta di stadio continuo, di vari step della realizzazione della villa stessa. In questa prima fase vediamo la villa che il cardinale Ferdinando Medici acquista dal cardinal Ricci, ancora in uno stato quasi semi diciamo selvaggio, da vigna, diciamo così. Poi ne fa vedere il progetto di realizzazione della facciata, addirittura con un progetto mai realizzato di giardino sottostante, che in pratica corrisponderebbe dove oggi è via di San Sebastianello, quindi un terrazzamento chiaramente di fantasia. E poi fa vedere però anche la sistemazione interna, che grosso modo coincide con quella attuale, a parte alcuni piccoli particolari come i padiglioni laterali a sinistra, della galleria a sinistra. Quindi questo per esempio è un altro elemento, era sempre interno alla conoscenza del singolo proprietario, poteva mostrarlo ovviamente ai suoi ospiti, non era divulgato, però rappresenta appunto l'interesse anche sull'importanza che aveva il giardino da un punto di vista di status per il proprietario. E veniamo al 600. Il 600 diciamo un po' fa nascere però l'idea che il giardino, la villa, possa essere soggetto autonomo, quindi non solo dipinto sulle pareti della casa che è annessa al giardino, oppure non solo trasferito attraverso incisioni come modello, come punto di riferimento, ma vedremo anche come diciamo soggetto di veduta a sé stante. Ho messo questa incisione di Giovanni Maggi perché intanto Giovanni Maggi è stato un grandissimo incisore, ha fatto una pianta meravigliosa, esattissima di Roma, e si vede la dovizia dei particolari con cui tratta i giardini, a questo punto ormai pontifici, nel 1612, dopo gli interventi di Paolo V. E quindi questo sarà anche uno dei temi, cioè la raffigurazione esatta del giardino.
qui cominciano a vedersi le leggende in cui il giardino è descritto, viene appunto quasi come fosse una guida parlante, e poi verranno queste incisioni diffuse attraverso e dedicate soprattutto ai vari personaggi, come vedremo. Villa Medici, appunto, avete visto prima la raffigurazione pittorica idealizzata, comincia a diventare invece diciamo, un soggetto colto nella sua realtà. In questo caso questa incisione è stata dedicata al barone Fugger, della famiglia ricchissima tedesca dei banchieri, vedremo ce ne sarà anche un'altra dopo, che evidentemente avevano sete di conoscenza di queste realizzazioni romane. E nelle altre leggende appunto c'è la descrizione puntuale di tutti gli elementi del giardino, delle fontane, delle sculture più importanti e anche dei luoghi del giardino stesso. Non è sostanzialmente granché cambiata, a parte l'obelisco che non c'è più. E stesso discorso vale per Villa Mattei, di cui avete sentito, mi sono occupato, quindi sarà abbastanza presente in questo excursus. Però anche questa è una incisione molto interessante, perché è stata realizzata proprio alla fine della sua costruzione. E diciamo purtroppo anche l'anno in cui muore il suo creatore, che è Ciriaco Mattei, quindi sono un po' sfortunato nel chiudere i lavori della villa, vederseli raffigurati con una bellissima incisione, in questo caso veramente mirabile, come volo d'uccello. Anche questa è dedicata invece a Ciriaco Mattei proprio da un suo servitore. E anche in questo caso vediamo la precisione con cui vengono dettagliati i punti di vista, le varie, diciamo, contesti del giardino. Non solo, se vedete sulla sinistra ci sono quelle piccole figure che rappresentano le fontane che erano sulla parte delle pendici, diciamo, che è impossibile rappresentare da questo punto di vista. Oggi la rappresentazione all'alto della villa Cerimontana, Matteo Cerimontana, dove vedete il giardino ormai ha assunto un'altra caratteristica. Giacomo Lauro, che è l'autore di quella incisione, ne fornisce poi una versione più, corrente, più di smercio, diciamo così, e infatti anche questa viene dedicata a uno dei componenti della famiglia Fugger, un po' più semplificata, ma insomma comunque. E invece chi opererà probabilmente nella Scia di Maggi una scelta molto precisa di rappresentazione è Matthäus Greuther, invece un incisore tedesco, che eseguirà una serie di incisioni delle ville più importanti del momento. Questa era la villa Montalto all'Esquilino, poi è diventata Villa Negroni, oggi è distrutta, è nella parte che sta fra la stazione Termini e Santa Maria Maggiore, quindi distrutta dall'urbanizzazione del quartiere Esquilino. Vedete anche qui la precisione del dettaglio della ricostruzione, ed è una veduta quasi descrittiva, cioè questa addirittura manca anche di quelle animazioni che abbiamo visto nelle precedenti immagini, cioè figurine che abitano, che fanno vedere in qualche maniera il vivere il luogo. Greuther incide altre ville, tra cui la Villa Mattei. In questo caso abbiamo la sorprendente invece coincidenza che un altro artista tedesco, Josef Heinz, probabilmente ispirandosi a queste incisioni, le trascrive pittoricamente. Perché pittoricamente, ovviamente anche arricchendole di particolari che non esistevano, come per esempio le due peschiere davanti al palazzetto, che non sono mai state documentate, e ovviamente inserendo, dando maggiore forza a questo tipo di veduta, cioè si mantiene il rigore prospettico, il rigore descrittivo dato dall'incisore, ma nello stesso tempo diventa molto più amena e godibile la veduta. Lo stesso discorso vale per l'altra villa seicentesca di recentissima ricostruzione, diciamo i lavori di Scipione Borghese, più o meno diciamo la fase iniziale termina nel 1620, già nel 23 Greuther la raffigura, ovviamente una parte ridotta della villa rispetto all'estensione attuale, e anche qui abbiamo di Heinz una veduta che è collezione privata, che appunto è l'esatta, diciamo, coloratura dell'incisione di Greuther. Questo meccanismo che
adesso tralasciamo, comunque andrà avanti addirittura anche oltre la metà del Seicento. Abbiamo per esempio il Palazzo Diario in Via della Lungara, cioè quello che attualmente è il Palazzo Corsini, la sede dell'Accademia dei Lincei. Abbiamo un quadro al Museo di Roma molto bello che di fatto assume lo stesso punto di vista della dell'incisione per offrire in questo caso veramente una, diciamo, un inserimento paesaggistico del giardino che si trova alle falde del Gianicolo. Ma veniamo a un ulteriore passaggio che si comincia, diciamo, sempre nella prima metà del Seicento a utilizzare, diciamo, particolari aspetti delle ville, cioè degli scorci, quindi non solamente delle vedute generali illustrative, ma in questo caso, per esempio, in questo caso il piazzale della Villa Borghese. Questa è un'incisione del 1681, ma Bauer è morto nel 1640, quindi il suo diciamo, stampatore successivo, Melchior Kusel, utilizzava disegni e incisioni preparatorie originali, quindi diciamo stiamo intorno agli anni 30-40 del Seicento. Bauer, che era un pittore anche versatile, faceva anche, riportava anche in dipinto appunto queste vedute, e qui interviene un altro fatto che non solo uno scorcio della villa, quindi un particolare in questo caso del palazzetto, ma anche l'inserimento proprio dell'animazione, quello che si dice la veduta animata, cioè figure di personaggi che arrivano, probabilmente sono momenti occasionali di eventi, di feste. Ma lo stesso Bauer poi lavora su altri scorci, in questo caso addirittura uno scorcio quasi razionalistico della veduta, cioè senza troppi orpelli, quindi è una veduta dell'edificio di Villa Borghese visto lateralmente con i muri dei giardini segreti che oggi non esistono più. Però la cosa sorprendente è che lo stesso artista incomincia a introdurre questo sistema, questa, diciamo, attitudine dei pittori seicenteschi, e poi si protrarrà quasi fino all'Ottocento, di utilizzare gli scorci delle ville in vedute fantastiche. Questo è un altro elemento appunto importante del significato della Villa Romana. Ovviamente non è solo la Villa Romana, noi limitiamo il discorso a questo, però prevalentemente la Villa Roma, che si inseriva anche nel contesto della campagna romana così amata dai pittori dal Seicento a tutti i pittori del Grand Tour e fino ad arrivare alla metà dell'Ottocento, diventa lo spunto proprio per creazioni fantastiche. In questo caso c'è una incisione che inserisce in pratica lo stesso punto di vista del palazzetto borghese, lo inserisce in una marina, addirittura l'incisore nel 1703, che ormai ha perso cognizione dell'origine di questa di questa immagine della villa, la intitolerà Palazzo del Cardinale Caraffa a Napoli in vista di una delle barche, insomma, in vista di una marina. E lo stesso Bauer appunto seguirà questa moda, che si afferma in questi anni, insomma alla fine degli anni 30, inizio anni 40 del Seicento, di decontestualizzare appunto gli elementi della villa e inserirli in quadri di fantasia. In questo caso è sempre la Villa Borghese, che vedete però, diciamo, è raffigurata, per esempio nel dipinto a destra, molto più essenzializzata, quasi fosse semplicemente un volume architettonico. Vediamo una scalinata davanti, che in realtà dovrebbe essere la scalinata che sta di fronte al palazzo. Cioè, quindi c'è questa decontestualizzazione degli elementi per riassemblarli appunto in una veduta che è già una veduta di paesaggio. Per fare l'ultimo intervento su Bauer voglio far vedere questa, diciamo, la planimetria del giardino Ludovisi, un altro grandissimo e bellissimo giardino scomparso purtroppo per la realizzazione del quartiere Ludovisi, dove è rimasto sopravvissuto solo il casino dell'Aurora oggi. Però a noi ci interessa sia il Casino Aurora che il Palazzo Grande e la piazza. Colgo l'occasione per dire, ovviamente, Falda, l'incisore Giovan Battista Falda, lavora nella seconda metà del Seicento, quindi siamo un pochino più avanti, ma riprende, anche se in maniera quasi più rigorosa ormai dopo
diciamo, di esperimento di rilievo di nolli, della pianta del nolli, insomma c'è una tecnica di rilievo e restituzione molto più precisa, però di fatto mantiene quel punto di vista descrittivo di precisione che abbiamo visto già alle origini del Seicento con il Maggi. Ho evidenziato questi due punti perché Baur farà molte incisioni in Villa Ludovisi. Villa Ludovisi si termina di essere realizzata proprio negli anni 30 del Seicento e quindi diciamo è una novità assoluta, e Baur se ne interessa subito, e anche qui non raffigurando vedute a volo d'uccello ma cogliendo dei singoli aspetti, in questo caso animati, e addirittura degli scorci del giardino, che è un po' una delle prime volte che succede questo, come pure tratta per esempio del palazzetto principale della villa, lo prende di scorcio dal sotto in su per far vedere invece questa sistemazione a giardino sottostante con una sorta di ninfeo galleria con le piante rampicanti. Poi lo riproporrà anche in una piccola tempera su pergamena, perché erano molto richieste anche per il rivestimento degli stipetti, dei mobili illustrati che venivano fatti nel Seicento. La riprenderà appunto questa piccola tempra su pergamena, anche qui in una situazione invece di maggiore animazione e vita. E anche in questo caso abbiamo la stessa figura, cioè di questa facciata con questo orecchione, questa voluta orecchione molto caratteristica dell'immagine di Ludovisi, che noi conosciamo solo attraverso i dipinti, viene riproposta più volte appunto in contesti fantasiosi, non solo il solito prospetto sul mare, ma addirittura in un'incisione che illustra le metamorfosi di Ovidio con la vicenda di Pigmalione e della sua immagine. Vedete l'orecchione appunto della facciata di Villa Ludovisi. Continuando sempre nel discorso della concessione, cioè le ville erano un bene prezioso per il proprietario, anche questo è molto importante, cioè chi le realizzava realizzava uno status e si poneva, tentavano anche di superarsi i vari proprietari uno con l'altro. E in questo caso appunto gli incisori compiacevano ovviamente i proprietari, ma qui è un caso particolare perché Villamena realizza un'incisione in cui fa vedere una scena abbastanza popolare, cioè una sassaiola fra sostenitori della fazione spagnola e fazione francese, in cui muore colpito un sasso il cuoco di Ciriaco Mattei, detto Brutto Buono, era un soprannome. E la cosa importante però di questa incisione, che è stata notissima, circolato, ce ne sono state tratte copie, addirittura fino all'Ottocento è stata utilizzata simbolicamente, allegoricamente, per rappresentare le lotte fra stati, insomma una storia incredibile, cioè questa incisione. Ma la cosa interessante è che nello sfondo, quasi come fosse, vedremo, un incisore fiammingo, rappresenta la Villa Mattei com'era in quel momento, nel 1601, quindi ancora non terminata del tutto, avvolta in questa boscaglia che circondava il Monte Celio, mettendo in evidenza alcuni particolari che, come per esempio il costruito casino di San Sisto, che si affacciava proprio sulla parte meridionale dove oggi c'è il semenzaio di San Sisto. Ovviamente il casino è un edificio scomparso che però ritroveremo molte volte. Qui mi interessava far vedere come anche i singoli particolari, cioè qual era il meccanismo di ricezione del giardino o comunque dell'immagine del giardino da parte dei pittori per poi essere riutilizzato. I pittori ovviamente, o disegnatori a Roma, raffiguravano, i disegni sono ovviamente quel materiale di lavoro, di appunto per vedere, per cogliere il paesaggio, cogliere lo spunto. E vedete già l'approccio diverso, qui la villa viene presa dalla Via Appia sostanzialmente, da Via di Porta San Sebastiano, e ne viene colto l'aspetto quasi da paesaggio in lontananza, senza rinunciare alla precisione. Cioè questa è un'incisione, un disegno che ho trovato poi abbastanza di recente, sono riuscito a individuarlo, è circolato nel mercato antiquario, ed è formidabile perché rappresenta la villa realmente com'era negli anni 60 del Seicento.
Ma in questo momento ci interessa il casino di San Sisto, che vedete sempre così, si erge tra l'altro su una muraglia antica, romana, una sostruzione del colle. Questo casino compare sorprendentemente in tantissime disegni e vedute. Prima c'è lo studio, quindi addirittura già nel 1607 questo artista francese, probabilmente, anche se scrive in italiano, lo raffigura nella visuale appunto del cielo presa da lontano. Altri pittori fiamminghi ne colgono l'aspetto, come dire, pittoresco, quindi ai margini di questo bosco infestato, che ovviamente dà un senso proprio di intrusione nel paesaggio. Quindi la villa in questo momento si perde a dispetto proprio della visione paesaggistica. Van Witt lo raffigura, prendendo nello sfondo il San Giovanni in Laterano, lo raffigura anche lì avvolto la boscaglia. E poi addirittura questo Van Bleuwen, questo fiamminco, che ne dà una rappresentazione molto precisa anch'essa dal vero. E nel momento in cui appunto la pittura di paesaggio, quello che si era detto prima, qui ne viene ospitata una collezione notevolissima, si appropria di questi elementi, proprio per creare quel paesaggio, metà fra l'arcadico e il fantastico, dove l'ambientazione all'antica però mette insieme quello che dirà il pittore Henri de Valenciennes, però nell'Ottocento lo teorizzerà, il paesaggio composé, cioè il paesaggio composto da vari elementi. In questo caso addirittura questi due grandi paesaggisti, Gaspard Duguay e poi successivamente Van Bleuwen, prenderanno il casino di San Sisto e lo inseriranno in paesaggi che hanno ovviamente tutt'altra caratteristica. Quello di Van Bleuwen è più, essendo anche più recente, più rispettoso dell'immagine delle pendici del Celio, ma il paesaggio intorno ovviamente è di fantasia. Un altro esempio di questo tipo, poco conosciuto, anzi sconosciuto del tutto, era la villetta Barberini, che era un edificio probabilmente d'origine medievale, di una vigna, acquistata poi dai Barberini nel 600, e rappresentava una sorta di piccolo edificio rispetto al palazzo, che era ovviamente la via delle Quattro Fontane, una specie di piccola ritirata molto caratteristica, perché insisteva sulle sostruzioni degli orti salustiani. All'epoca si diceva, lo chiamavano il circo di Flora, cioè questa specie di avvallamento che suggerisce appunto l'inserimento di un circo. Oggi è stata demolita per la costruzione del quartiere vicino appunto tra via Piemonte, sempre la zona lì del quartiere Ludovisi, vedete nel cerchio il posizionamento, e questo edificio ha avuto centinaia e centinaia di raffigurazioni, proprio per le sue caratteristiche, il suo pittoricismo, e addirittura a partire da Claude Lorrain, che ne fa vedere una veduta laterale. Questo non è stato mai identificato, tra l'altro, viene sempre... La sua iscrizione è per andare a Porta Pia, effettivamente si trovava a un passo dalla strada Pia, quindi dall'attuale via 20 Settembre, e viene sempre identificato come una specie di convento casale fortificato. Invece è un elemento veramente molto caratteristico e che viene ripreso, adesso ho fatto una scelta minima, ci saranno veramente centinaia di immagini di questo edificio, c'è un luogo comune della veduta, per esempio Jacob van der Hulft lo invece mette l'iscrizione vista vicino al palazzo di Palestrino. Il principe di Palestrina era il principe Barberini, per l'appunto, e quindi questo era vicino al palazzo del principe Barberini, fino ad arrivare quasi alle soglie dell'Ottocento, dove Louis Goffier, il più interessato all'aspetto antichizzante, lo dice nel circo di Flora. Ma la struttura è sempre la stessa, questo grande basamento arcuato con questa specie di casale castelletto fortificato in alto. E anche qui lo ritroviamo in tutta la pittura fantastica, la pittura di invenzione seicentesca, soprattutto Duguay lo utilizza varie volte. È inequivocabile, ovviamente. E addirittura Valenciennes, che lo compone ulteriormente, quindi
ne trae un pezzo con la torretta e gli arconi sostruttivi e poi ci aggiunge, secondo me, dietro l'abside di San Giovanni e Paolo al Celio, ma questa insomma è da approfondire. Ma in ogni caso, ecco, per capire qual è la fortuna di certi luoghi e dei giardini. E, diciamo, il trionfo poi ovviamente dell'utilizzo delle architetture, in questo caso di villa, è la veduta ideata con Villa Medici di Claude Lorrain, un quadro famosissimo, e qui siamo proprio alle origini di questo tipo di trattamento del paesaggio. Questo, come dicevo prima, questa attitudine a utilizzare, a studiare parti del giardino, visioni del giardino, utilizzarle poi in contesti diversi, appunto straniati in qualche modo, convive addirittura in alcuni pittori. Questo Claude Mathieu è poco conosciuto, ma insomma sono riuscito a recuperare queste immagini, alcune sono sul mercato antiquario, girano, altre stanno anche sul museo de Valence. È bizzarro perché Villa Medici la raffigura l'edificio, probabilmente con la sua integrità era costellato, come l'ho ancora oggi in parte, diciamo, di pezzi archeologici montati sulle facciate, ma poi di fronte sistema appunto personaggi all'antica, frammenti architettonici antichi, quindi ne dà un'ambientazione, come dire, anche in questo caso riaggiustata. Lo stesso pittore tratta invece Villa Borghese con una sorta di razionalismo restitutivo clamoroso, nel senso di una nitidezza dei particolari. Per esempio questa veduta laterale del Casino Borghese è molto bella e anche poco, diciamo, trattata nella pittura del tempo e anche dei periodi successivi. Quindi convivono queste due forme. Questa pittura comunque di restituzione dell'immagine del giardino seicentesco ovviamente avrà i suoi maestri sempre nei pittori nordici, olandesi, ormai cominciano a diventare, si possono definire non più fiamminghi. Qui abbiamo dei bellissimi dipinti come questo al Museo di Roma, di Vitos, attribuito a Vitos, ma lo stesso Vitos, appunto, sempre per diciamo, mantenere questa sorta di duplicità dell'interesse dei pittori, è in grado anche di straniare un giardino romano, che in questo caso è stato definito Villa Panfili, ma a mio avviso non è mutua forse diciamo, elementi di altre ville, come anche il vaso, diciamo, in primo piano, ovviamente risale al vaso borghese, ai vasi medici famosi nel tempo, però sullo sfondo inserisce la veduta della cupola di San Pietro, quindi a indicare che comunque si tratta di giardino romano di fantasia. Quindi lì c'è un passaggio, diciamo, diverso. Non è l'elemento reale del giardino che entra in un paesaggio di fantasia, ma è un giardino di fantasia che entra in un paesaggio reale. Il Seicento si va diciamo, avviando verso grandi realizzazioni barocche come la Villa Panfili, l'ultima delle grandi ville barocche, diciamo, realizzate a Roma, e si struttura, diciamo, quel tipo di veduta ormai messa a punto da Falda, da Nolli per quello che riguardava le piante, ma insomma che ha di origine in quello che abbiamo visto prima, immagini, si struttura appunto in queste grandi visuali che restituiscono vedute animate, però anche molto descrittive dei particolari del giardino in tutta la sua ricchezza. Van Witter, che vedremo invece poi alle soglie del passaggio col Settecento, sembra perseguire ancora la strada di Baur, cioè della veduta del giardino vissuto con i personaggi, con persone che passeggiano, giocano, cani che corrono. Nello stesso tempo però la restituzione prospettica ormai è già di sapore appunto più settecentesco. E veniamo al Settecento. È un secolo appunto di grandi contraddizioni, un secolo razionalistico, e questa veduta fa capire tutto, dove però la chiarezza quasi fotografica non rinuncia appunto ai temi che erano del periodo precedente. Questo è un bellissimo giardino che mi pregio di aver riconosciuto in un quadro che era transitato sul mercato antiquario,
prevede una visita papale di Clemente XI a Bari, perché da varie caratteristiche lui si affaccia, adesso non so se riuscite a vederlo nell'immagine proiettata, si affaccia da una finestra, è un piccolo casino di villa, di giardino, che si trovava verso la Madonna di Riposo, ovviamente non esiste più, e questo dà la possibilità a Van Witt, con la sua grande esperienza di vedutista, di non solo ambientare una scena reale in questo caso, cioè quindi non una scena animata di intenzione, quindi un fatto veramente accaduto, di illustrare il giardino con questa veduta prospettica meravigliosa, di inserirlo anche in un paesaggio che questa volta è realistico, cioè lo sfondo della veduta della cupola di San Pietro e sulla sinistra la valle delle Fornaci, del cosiddetto dell'inferno, che, e quindi diciamo compie, come dire, una sorta di riassunto quasi kantiano, diciamo, delle esperienze precedenti. Questo tipo di pittura ovviamente prosegue in tutto il secolo, anche per Villa Borghese, che è un dipinto molto interessante, fa vedere l'arrivo probabilmente del principe borghese, ma la descrizione del giardino nei suoi aspetti anche vissuti, letteralmente vissuti, con gli alberi potati, i giardinieri al lavoro, l'esposizione dei vasi, delle piante su questi espositori, e fino ad arrivare appunto anche a continuare con queste grandi vedute che spaziano sulle che includono alla maniera appunto vittelliana l'immagine del giardino con gli scorci della città e del paesaggio retrostante. Di Van Lint abbiamo visto prima la veduta dei giardini vaticani, però abbiamo per esempio un altro dipinto come questo di Villa Madama, della facciata di Villa Madama, che è una facciata incompiuta. E questa è un'altra caratteristica che diciamo emerge in questo momento, quindi non c'è più il riabbellimento dell'oggetto giardino, dell'oggetto villa per poterlo portare e mostrare all'ammirazione dei fruitori o del proprietario o del commissionato del quadro, ma c'è una sorta di ricerca anche dell'immagine realistica. Il dipinto è bellissimo perché mette in luce tutte le tessiture dei mattoni a vista che erano così rimaste appunto dall'epoca, diciamo, di Antonio Sangallo, di Raffaello, e ha un suo pandan immediato con la veduta di Giuseppe Vasi, che appunto anche lui, forse sulla scorta di questi dipinti, non vuole camuffare, come invece si usava un tempo, le immagini delle ville. In questo caso, infatti, dice nel testo, questo cortile circolare è rimasto imperfetto. E Van Lint, tra l'altro, che quindi passa dalla veduta, come dire, prospettica dei giardini alla rappresentazione invece realistica dell'architettura, arriva anche, ovviamente, anche lui si diletta di paesaggio composé, immaginario, quindi abbiamo una veduta qui all'antica con l'allattamento di Zeus da parte della capra Maltea, arcadica con i pastori, immersa in un paesaggio romano, un Colosseo, un tempio su in alto a destra, un ponte comunque forse tiberino, ma qui ci interessa una cosa particolare per il discorso proprio del dettaglio. Compare qui sulla destra uno strano pastiche di elementi archeologici, un sedile con un vaso. Questo è l'ingrandimento, c'è una vasca, sembrerebbe un oggetto di questi inventati, in realtà non lo è per niente. Quindi per capire anche qui come non è solo il grande oggetto, la macro struttura che entra a far parte di un quadro di paesaggio inventato, ma del giardino addirittura una microstruttura come questo arredo. Di questo arredo abbiamo tantissime disegni, alcuni ovviamente di ambientazione come quello centrale, alcuni invece sembrano essere più ripresi sul vero. Qui vedete gli autori, Videla, Hubert Robert è quello centrale, poi Hubert Robert adesso ne parleremo ovviamente. E questo era il monumento all'asino Grillo che era nel parco della Villa Sacchetti al Pigneto. Cioè Pietro da Cortona l'aveva realizzato, ne parla proprio Ghezzi, perché aveva sentito racconti del principe Sacchetti, che appunto c'era questo asino molto amato che faceva la spola, perché il Pigneto Sacchetti era in lontananza rispetto a Roma, ovviamente era molto distante, diciamo, al centro di Roma,
Quindi era un asino che faceva la spola con i mercati cittadini per portare sulle masserizie, e dice che difendeva il proprio basto da coloro, dai ragazzini che volevano rubargli le cose scalciando, e quindi era talmente gradito ai proprietari che gli dedicarono questa sorta di monumento funebre, utilizzando ovviamente un pezzo, diciamo, di recupero antiquario. E il vaso, appunto il monumento all'asino grillo, compare anche nelle vedute, in questo caso un po' aggiustata, del Casino Sacchetti, appunto al Pigneto. Casino Sacchetti che, qui facciamo questo passaggio, diciamo, romantico, pittoresco, ha avuto una storia molto infelice, perché per problemi di malaria, appunto, fu abbandonato. Realizzato a metà del 600, insomma, ebbe una vita brevissima, un cinquantennio. Già nella prima metà del 700 era in abbandono. E ecco, qui è un dipinto che lo raffigura nel suo pieno splendore, alla maniera van Vittelliana, diciamo. Quindi un'opera scenografica bellissima, inserita nella campagna romana, quasi una contraddizione, perché, diciamo, gli elementi di giardino ce ne sono ben pochi qui, ma sì, questo fondale scenico, insomma, quasi da grande teatro barocco, era, come dire, una sorta di contraddizione in qualche modo. E Giuseppe Vasi nel 1761 lo raffigura nel suo volume delle Magnificenze di Roma, dedicato alle ville e ai giardini, e lo raffigura però come doveva essere, perché dice: oggi, perché lasciato in abbandono, va a rovinare. Quindi in qualche maniera non se la sente di darne una raffigurazione realistica, se la sentiranno altri, ovviamente. Lo vedete adesso in una carrellata di immagini che poi commenteremo. Quindi grande fortuna anche per questa veduta. Grande fortuna perché qui si inserisce il tema del ruinismo, della nostalgia. Ruinismo che appunto era dato da, in particolare c'è una soglia storica che è la metà del Settecento, in cui queste grandi realizzazioni barocche o rinascimentali, a parte alcune delle famiglie più ricche, più oculate, cominciano a decadere. C'è una decadenza dei giardini notevolissima, poi magari se abbiamo tempo leggerò anche qualche brano di scrittori che ne hanno parlato. Questo da una parte suscita, come dire, una sorta di dolore per i visitatori, per i pittori, ma dall'altro instaura questa idea della rovina, che quindi non è più la rovina romana, antica, che viene raffigurata, è la rovina del moderno, che è un concetto incredibile. Pignato Sacchetti qui viene raffigurato da Ben Robert, probabilmente in uno stato reale in cui si trovava in quel momento. Successivamente ne traggono delle come vedete l'immagine sotto, sempre è un'incisione colorata, ne traggo delle immagini dove qui sembra un tempio antico in rovina, quindi con tutti questi elementi che ne consuetano. E poi abbiamo altri. L'interesse appunto per il casino di Pietro Cortona andrà avanti fino quasi alla fine del Settecento con i grandi artisti e disegnatori francesi. Nel frattempo continua anche questa visione del giardino e delle ville realizzata appunto in maniera dettagliata, in maniera esaltativa. Ci sono delle ville come per esempio Villa Patrizi, che proprio viene realizzata agli inizi, nei primissimi anni del Settecento, e quindi al suo momento di fulgore questi quadri vengono commissionati ovviamente dal proprietario, dal marchese Patrizi, Adrien Manglas. Sono due splendidi dipinti, anche qui di vedutismo, diciamo, alla Van Vittel, che sarà il sistema, diciamo, di rappresentazione delle ville all'uso del proprietario, cioè la raffigurazione esaltativa della villa. Abbiamo infatti una perdita notevolissima, è stata che negli anni 30 c'era una collezione di dipinti di tempera su carta, la cosiddetta collezione della contessa Maraini, probabilmente sempre di scuola van Vittelliana, che raffigurava tutte le ville di Roma. C'è stata una diaspora incredibile, per cui se ne sono perse le tracce. Abbiamo fortunatamente delle fotografie che risalgono a quegli anni. L'unico
al momento rintracciato l'ha acquistato il Museo di Roma, quindi il Comune di Roma fortunatamente, che è la veduta di Villa Altieri all'Esquilino, che è una villa della fine del Seicento, però rientrava nel novero appunto di questa carrellata, di questa serie di vedute. Questa è la Villa Altieri oggi, purtroppo una brutta foto. E sulla stessa scia lavoravano anche gli incisori che poi porteranno la fortuna appunto delle immagini di Roma, in particolare il figlio di Giovanni Paolo Pannini, Francesco Pannini, che raffigura Villa Albani, che è l'ultima, diciamo, della famiglia delle grandi ville nobiliari a Roma, se si esclude Villa Torlonia nell'Ottocento, ma insomma nel Settecento, diciamo, il culmine proprio delle realizzazioni delle ville romane e del giardino anche romano. E quindi in questo caso abbiamo una veduta sempre tagliata in questo senso, cioè descrittiva, in cui su questa scia si inserisce anche Giovanni Battista Piranesi, anche che a suo modo, cioè ovviamente ingigantendo e comunque magnificendo, cioè facendo magniloquenza del giardino, mettendo di salto delle prospettive anche molto complesse, diciamo quasi forzate, però Villa Albani verrà appunto tramandata proprio da queste immagini sostanzialmente, anche se poi al di là dell'urbanizzazione che l'ha assediata tra via Savoia, via Salaria e insomma tutti i dintorni del quartiere, manterrà ancora in qualche maniera le sue caratteristiche settecentesche. In questo caso però abbiamo addirittura, Carlo Marchioni è stato uno dei progettisti di Villa Albani, abbiamo addirittura già un concetto, come dire, di partenza che è immaginifico, cioè il Caffè House, questo edificio semicircolare che poi sostanzialmente era una galleria espositiva, chiamata Caffè House perché all'epoca c'era la moda dei casini di caffè, per il caffè, viene concepito, almeno in un progetto ideale, da Carlo Marchioni come una sorta di tempio all'antica con queste grandi scoglie, cioè diciamo una veduta di gusto paesaggistico pittoresco. In realtà, come vedete nel disegno sottostante, diciamo, l'aspetto sarà molto diverso e più educato in qualche modo. Però questa cosa è interessante perché, nonostante Villa Albani sia una villa recente, anch'essa viene fatta rientrare un po', forse per il tramite di Piranesi, che ne aveva probabilmente anche frequentato il giardino per gli allestimenti, perché ci sono, per esempio, questo Elisa Benedetti l'ha chiarito molto bene, dei pastiche di arredi da giardino che sembrano quelli che poi Piranesi ha inciso nelle famose tavole dei Capricci, e quindi sotto la spinta di Piranesi che ne dà questa raffigurazione anche così potente, così fuori scala, si allineano poi altri disegnatori, altri architetti come Pierre Adrien Paris, che fa dei Caffè House, ma sempre con questa forza, diciamo, guardate la proporzione nel disegno sul lato a sinistra dei personaggi rispetto al portico del Caffè House, non sono queste le proporzioni ovviamente, o della vasca antica che stava all'interno. Non poteva mancare il Robert, che ne coglie l'aspetto già quasi ruinistico in qualche modo. Quindi diciamo, non serve che il manufatto o che il giardino vada in decadenza, cioè ormai è entrato nel gusto quello di trattare il moderno come rovina. Ma d'altra parte la stessa Villa Albani suscitava questa idea, perché era uno dei primi casi, un po' inserendo questi elementi da giardino all'inglese, dove venivano create appunto questi pastici, queste finte rovine che caratterizzavano, diciamo, pittorescamente il giardino. Qui ne vediamo un disegno colto immediatamente dai disegnatori, in questo caso però è ottocentesco. Anche nel caso di Villa Albani non riesce a evitare il fatto che alcuni suoi particolari elementi vengano estrapolati e riutilizzati in altri modi. Anche qui c'è un processo, come dire, diciamo particolare, la raffigurazione dell'elemento, in questo caso la fontana cosiddetta degli Atlanti, l'appropriazione del pittore che ne ricorda con uno schizzo già però sistemato su un basamento che non è quello della fontana, e dopodiché anche il suo utilizzo in contesti del tutto diversi. In questo caso però è un capriccio, diciamo, fantasioso di rovine,
In quest'altro caso è anche più interessante una veduta reale della villa Barberini a Borgo Santo Spirito, oggi giardino non più esistente, con questa bellissima scalea a tenaglia, possiamo dire, un po' come Villa d'Este, dove sopra alla cima viene inserita la fontana di Atlanti di Villa Albani, quindi c'è proprio una commistione fra, addirittura fra villa e villa, cioè un pasticcio fra le varie vedute. Così pure, utilizzerà la grande vasca antica che stava sotto il Caffè House, vedete a destra una raffigurazione abbastanza realistica del Caffè House di Villa Albani, del portico del Caffè House, viene inserito sotto una loggia, invece dal Ver Robert, che però allude anche alla loggia di affaccio sul giardino di Villa Medici, tant'è vero che sullo sfondo si vede la galleria con sopra il bosco di Villa Medici. Quindi c'è questo continuo osmosi fra le varie, diciamo, varie parti delle ville e riaggiustamenti. Per concludere, appunto, su Ver Robert ci sarà anche la visione di Villa Madama, anche questa vari elementi insieme, cioè la ricostruzione a capriccio, quindi non è la veduta quella che noi abbiamo oggi della villa, del portico della villa. La peschiera sottostante sembra un antico acquedotto, c'è comunque una popolarizzazione della veduta attraverso delle lavandaie che lavano i loro panni, quindi con questo aspetto, diciamo, in qualche modo popolaresco della cosa. E non si ferma nemmeno nel Settecento la veduta classica, quella che abbiamo visto messa a punto da Lorrain, da Duguay, da Van Bloemel. In questo caso abbiamo Villa Madama che è inserita in un paesaggio, da punto di vista da Monte Mario, con dei personaggi abbigliati all'antica. Ma già alla metà del Settecento più o meno la stessa veduta, la stessa modalità di approccio, quindi la villa inserita nel paesaggio, in questo caso però i personaggi cambiano, non sono più personaggi antichi, ma sono personaggi moderni, tra l'altro un pittore con degli assistenti che sta appunto osservando proprio lo scorcio di Villa Madama. E così quindi nel trapasso fra 7 e 800 si affermerà questa idea della villa che non è più, come dire, semplicemente o un oggetto da raffigurare o un oggetto da estrapolare e inserire in altri contesti, ma diventa un oggetto facente parte del paesaggio, un punto di vista del paesaggio. Prima fantasioso, poi diventerà sempre più meno fantasioso e anzi diventerà sempre più ristretto su alcuni aspetti. In questo caso Ackert, che pure è l'epigono del paesaggismo classico, anche lui inserirà la veduta di Villa Albani, che è una veduta, anche questa è una sorta di luogo comune della veduta, in un paesaggio arcadico dove però i personaggi sono intanto moderni, abbigliati da moderni, anche se poi viene inserito un fiume che ovviamente non è in quella situazione. Cambia completamente con l'arrivo appunto di questa nuova corrente pittorica, insomma di un vedutismo invece più attento già ai valori atmosferici, cromatici, di cui saranno portatori Cosens in primo caso e poi Turner, e che, diciamo, sono stati considerati anche degli archetipi, insomma, dell'impressionismo. Cosens ha lasciato bellissime vedute delle ville romane molto essenziali, dove quello che è importante è la veduta dell'oggetto inserito in un paesaggio, oppure uno stralcio addirittura delle ville. Questo è il famoso Monte di Giustizia di Villa Negroni, che era anche un altro dei luoghi più celebrati dagli artisti, oggi non più esistente, è stato raso al suolo per la costruzione della stazione Termini, ma era il cosiddetto locus alto, cioè il punto più alto di Roma, in cui c'era questa statua di Roma sedente con questo boschetto di cipressi, si arriva a un orizzonte ovviamente spettacolare sulla campagna romana. E Cosenza addirittura lo fa abitare da un gregge, quindi lo ambienta come se fosse campagna romana. E per arrivare appunto anche a Valenciennes, più volte citato, dove si instaura questo meccanismo appunto della veduta della villa per scorcio, per particolare, quindi non è più importante l'oggetto della villa come magniloquenza, come
edificio nobile, ma il punto di vista particolare che può essere anche degli umili casali inseriti nel contesto della proprietà. E finisco brevemente, dando uno sguardo all'Ottocento, dove ovviamente la pittura si sgancia, diciamo, l'immagine si sgancia di più da quei punti di vista che abbiamo visto precedentemente, da quei casali. Però si rafforza questo sistema della veduta del paesaggio e si rafforza anche soprattutto le relazioni fra villa e villa. In questo caso ne abbiamo tanti esempi, questo in particolare anche precoce di questo artista olandese Folt, che vede in scena una scena quasi borghese, insomma di festa nella pineta di Villa Borghese, con un fondale che guarda su Villa Giulia. Oppure l'idea di mettere in scena il proprio ritratto all'interno delle ville, questo è stato uno dei proprietari, era il compagno di Marianna d'Olanda, che per un certo periodo hanno posseduto Villa Mattei, si fa effigiare all'interno della villa con il particolare, sembra poco significativo, ma invece è più importante perché diventerà uno dei luoghi comuni della veduta da Villa Mattei, lungo la via Appia, cioè il sarcofago delle Muse, il cosiddetto sarcofago San Filippo Neri, con questo belvedere appunto che verrà raffigurato da decine di pittori. E questo è Corrodi, siamo alla metà dell'Ottocento. Così pure Hansen, qui vedete, come dicevo, si abbandona ormai l'idea che la villa sia splendore per sé, ma diventa, quasi tutte sono, specialmente in questo caso Villa Mattei è ormai caduta in rovina, i giardini sono maltenuti, allora si privilegiano altri aspetti che sono quelli per esempio della villa come belvedere paesaggistico. Quindi alcuni elementi della villa intervengono per dare sapore, però una veduta a questo punto realistica, non è più aggiustata, composta di fantasia. Fino ad arrivare a questi esperimenti bellissimi che sono i panorami, che andranno molto di moda nell'Ottocento, dovete immaginare, sono delle tele che erano disposte in maniera circolare, proprio per dare la sensazione della veduta a 360 gradi. Ne abbiamo diversi, in questo caso ho scelti due, uno questo bellissimo dall'altare Villa Mattei, che in pratica sguarda dal Circo Massimo sostanzialmente fino alle Terme di Caracalla e oltre, e poi ne ha fatti anche Johann Christian Reinhardt dalla torre di Villa Matta al Pincio, che ne metto solamente due, in cui si vedono, anche qui sono belvederi su altre ville, quello è il Casino dell'Aurora a Ludovisi, e questo è il Quirinale nello sfondo. Ci sono anche disegni come quelli di Felice Gianni, dall'atterrazzamento di Villa Patrizi, a cui ne manca uno che però il suo sodale Kauching fece gli stessi disegni sostanzialmente. E questo panorama appunto da villa in villa continua a essere battuto nel corso di tutto l'Ottocento, questo è sempre da Villa Patrizi verso Villa Albani e la campagna lungo la Nomentana. E come pure appunto questo artista danese di cui diciamo c'è una colonia danese molto importante a Roma in quegli anni, che portano questo cosiddetto golden age danese, cioè si immergono nella luce mediterranea e portano questi sprazzi luminosi meravigliosi, e anche qui c'è questo continuo dialogo di punti di vista tra Villa Borghese, Villa Medici che era in alto sulle mura, e Villa Borghese sottostante. Villa Albani, per esempio, che abbiamo visto prima, diciamo così, ingigantita da Piranesi, resa a cui si rendeva appunto la sua magnificenza, qui viene quasi sminuita nei particolari di questi artisti ottocenteschi, cioè si prendono degli scorci probabilmente anche forse pittori poco significanti, in questo caso il Casino del Biliardo, ma soprattutto i cipressi, soprattutto la veduta sull'orizzonte che da quella villa c'era, che oggi ovviamente è perduta a causa dell'urbanizzazione. E ancora Cosenz, che i grandi giardini colonna al Quirinale venivano messo l'immagine dei giardini terrazzati, che ancora oggi meravigliosi si vedono sopra Palazzo Colonna, sceglie un particolare quasi contraddittorio, cioè sì, questi grandi frammenti del Tempio di Serapide, da sempre rimasti lì per terra nel giardino, ma in una sommità che vede Roma quasi
la ignora sostanzialmente, ne vede solo le cupole, quindi ti interessa solamente lo sfondo del cielo sostanzialmente, il contrasto tra il grande vino e lo sfondo del cielo. Alla fine si ridurranno anche a solo alcuni particolari, come i gruppi di cipressi, oppure diciamo particolari che servono per inquadrare degli sfondi diciamo di veduta sull'orizzonte, per arrivare addirittura a Corot, che è stato a Roma tra il 1825 e il 28, probabilmente sono dipinti eseguiti successivamente, in cui Villa Panfili viene trasfigurata, anche se il primo ha una sua carica ancora paesaggistica, vecchia maniera, con il pastore, però insomma viene immersa completamente in un'immagine di campagna romana, per arrivare invece poi a una essenzializzazione maggiore nel secondo dipinto, che fa vedere insomma un viale costiero delle mura, quindi si disinteressa anche degli elementi fortemente paesaggistici che invece la villa aveva in quel momento. E arriviamo alle soglie del Novecento, dove addirittura appunto da una parte c'è il particolare a sé stante, che viene colto per la luce che scorre su un muro, per esempio, con il contrasto dietro con l'albero fiorito, quindi Villa Borghese, perché è stato scritto, perché magari gli esperti Villa Borghese ne hanno riconosciuto un aspetto, ma insomma potrebbe essere un qualunque posto, fino ad arrivare a Balla, che addirittura trasfigura diciamo gli alberi di Villa Borghese, in questo modo ancora divisionista, però insomma molto efficace per cogliere quel movimento che il giardino possiede sempre, e che nella pittura è molto difficile stabilizzare. Ancora un ultimo esempio, appunto, vari pittori a cavallo tra 8 e 900, anche qui particolare appunto scorcio della Villa Borghese, dietro al tempietto di Antonino e Faustina, Volpedo che invece lo immette nella sua tecnica particolare, divisionista, per renderne l'effetto quasi, diciamo, atmosferico. Un'ultimissima cosa, e mi congedo, le ville a volte possono essere quadro loro stesso. In questo caso è una foto del 1890 del viale che portava a Belvedere di Villa Mattei, una galleria di Lecce, arredata con molte sculture, ancora oggi esiste, un po' più diradata, diciamo. E questo è un quadro, perché probabilmente Fragonard, quando che è stato a Roma, insieme a Bergerat de Goncourt, insieme a probabilmente anche alla Bé de Senon, a metà del Settecento, dovrebbe averla vista, che è stato sicuramente a Villa Mattei, perché Bergerat de Goncourt ne parla di Villa Mattei. E quindi questa visione realistica, che immaginiamo non fosse tanto cambiata nel giro di 100 anni, probabilmente ha dato anche lo spunto, in questo caso è diventata opera, senza per forza, diciamo, dover raffigurare una realtà. E questo, con questo concludo. Non soltanto nel verde dei giardini che furono o che sono, ma soprattutto è stata anche una bellissima passeggiata nella storia della pittura, perché poi è questo, no? Nella storia della rappresentazione e della pittura. Allora io ringrazio moltissimo Alessandro Cremona, non so, vedo che forse il tempo oramai è un po' terminato, ma volevo intanto invitarvi comunque, prima di andare via, di salire al terzo piano nelle sale della Galleria Accademica e soprattutto soffermarvi sulla sala di paesaggio, dove poi molto di questo che è stato detto possiamo ritrovare. Va bene, grazie a tutti, allora.